Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano questa sera c'è la cronaca e il sequestro di una mega discarica abusiva di 40 ettari a Celano, in località Cese San Marcello, un sequestro effettuato dagli uomini dei carabinieri del NOE di Pescara. Le indagini tuttavia proseguono e dei campioni del terreno sono stati inviati all'Arta che nei prossimi giorni fornirà ulteriori elementi agli inquirenti. Vediamo. È stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Pescara una discarica abusiva estesa di più di 40 ettari in località Cese San Marcello a Celano. L'area, paragonabile a circa 20 volte il Colosseo, è stata individuata dal NOE di Pescara grazie alla collaborazione tecnica con Resgea SRL, un'azienda spin-off dell'Università d'Annunzio di Chieti, specializzata nel monitoraggio ambientale attraverso servizi di telerilevamento e gestione di database territoriali. Durante l'operazione sono stati utilizzati anche droni per fornire un quadro preciso e tempestivo delle attuali condizioni del sito. La consulenza tecnica di questa azienda, giunta su incarico dei carabinieri del NOE, ha permesso di individuare, attraverso l'analisi multitemporale di immagini acquisite da piattaforma aerea satellitare, zone usate per l'interramento illecito di rifiuti. Avendo l'intera area una storia evolutiva complessa, è stato effettuato uno studio specifico per il quale i tecnici di Resgea SRL si sono avvalsi dell'uso di immagini aeree satellitari acquisite ad intervalli irregolari a partire dagli anni 50 fino ai giorni nostri. L'approccio metodologico di telerilevamento utilizzato, associato al sopralluogo effettuato, volto a chiarire la natura e gli spessori di materiali presenti, ha permesso di individuare diversi siti precedentemente adibiti ad attività estrattive, silenziosamente colmati totalmente o parzialmente con materiale di dubbia provenienza, aree che nel corso degli anni sono state oggetto di svariati abbandoni di rifiuti direttamente sul piano campagna ed altre aree con evidenze di movimentazione di terreni e suoli al di sopra di aree utilizzate a fini agricoli. Le immagini analizzate hanno mostrato l'abbancamento di cumuli le cui dimensioni superavano i 4 metri in pianta ed hanno evidenziato la gestione ordinata delle operazioni, presumibilmente riconducibile ad aziende specializzate nel settore dei rifiuti. Inoltre l'analisi tecnica ha portato anche alla stima dei volumi dei materiali interrati senza autorizzazione alcuna, che si attestano su cifre superiori al 500.000 di metri cubi. Molti terreni oggetto d'esame in precedenza a vocazione agricola risulterebbero ora interamente corrotti dall'abbandono e dalla permanenza dei rifiuti riscontrati dall'indagine. Le indagini proseguiranno con analisi specifiche volte a chiarire la natura e le caratteristiche dei rifiuti individuati nelle zone. La testimonianza della dirigente della Digos di Pescara e vicequestore aggiunto Leila Di Giulio ha caratterizzato l'udienza davanti al tribunale monocratico presieduto dal giudice Laura D'Arcangelo sulla morte del giocatore Pier Mario Morosini, avvenuta il 14 aprile del 2012 allo stadio Adriatico Cornacchia a seguito di un malore avuto durante l'incontro di calcio Pescara-Livorno. Nel mirino dell'accusa il mancato uso del defibrillatore. Il vicequestore in aula ha ricostruito l'accaduto sulla base dei filmati acquisiti, aggiungendo che in campo c'erano due defibrillatori gestiti da Croce Rossa e Misericordia. Un altro defibrillatore invece era a bordo dell'ambulanza sopraggiunta in seguito, ingresso ritardato dalla presenza di una vettura della Polizia Municipale che ostruiva l'accesso. Il vicequestore ha ricordato anche che la convenzione stipulata tra Pescara Calcio e 118 relativamente al servizio da svolgere non era formalmente attiva, anche se di fatto i servizi c'erano. Nella vicenda sono imputati il medico sociale del Livorno, Manlio Porcellini, il medico del Pescara, Ernesto Sabatini, e il medico del 118 in servizio quel giorno allo stadio, Vito Molfese. I tre sono accusati di omicidio colposo. Sempre cronaca giudiziaria, sono sfilati oggi i testimoni della difesa nel Tribunale Collegiale di Pescara nell'ambito del processo al cosiddetto partito dell'acqua che si sarebbe costituito all'interno del lato 4 di Pescara, dando vita ad una serie di illeciti. Tra gli imputati, tra gli 11 imputati, l'ex parlamentare ed ex presidente del lato pescarese Giorgio D'Ambrosio e gli ex sindaci di Montesivano e Francavilla, Pasquale Cordoma e
Roberto Angelucci, che devono rispondere a vario titolo, tra gli altri reati di corruzione, abuso d'ufficio e peculato. L'impianto accusatorio verte principalmente sull'utilizzo improprio delle risorse economiche e strutturali dell'ATO e su una serie di presunte irregolarità relative ad assunzioni e atti deliberativi adottati dal CDA dell'ente. Questa mattina sono stati ascoltati Fabrizio Bernardini, segretario generale dell'ente d'ambito, Rosario Staffa, direttore della soprintendenza dei beni archeologici della provincia di Pescara, Enzo De Fedis, sindaco di Bisenti, e Enzo Lucci, sindaco di Arsita. Si tornerà in aula il prossimo 8 marzo per ascoltare l'ultimo testimone della difesa e iniziare la discussione che difficilmente si esaurirà nell'arco di una sola giornata. E andiamo avanti, sempre la cronaca, circa 90.000 prodotti in gran parte destinati a finire tra le mani dei bambini durante il carnevale sono stati sequestrati dalla finanza di Pescara a negozi gestiti da cinesi dell'area metropolitana. Giocattoli, trucchi, maschere, parrucche, accessori di carnevale contraffatti e privi della marchiatura CE erano esposti per la vendita presso 10 esercizi commerciali di Pescara, Montesilvano e Cepagatti. Circa 90.000 prodotti, in gran parte destinati a finire tra le mani dei bambini, oggetti accattivanti usa e getta, offerti al prezzo di pochi spiccioli ma di pessima qualità, contenenti soprattutto componenti prive delle minime indicazioni e precauzioni d'uso, sono stati sequestrati dai militari del nucleo della Polizia Tributaria di Pescara. Le Fiamme Gialle hanno accertato le violazioni nell'ambito di uno specifico dispositivo di controllo a contrasto della contraffazione e a salvaguardia della sicurezza e della salute dei consumatori. Pesanti le sanzioni nei confronti dei titolari dei punti vendita, imprenditori di origine cinese. Per tre di loro è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Altri sette sono stati segnalati in via amministrativa alla Camera di Commercio per violazioni al codice del consumo. Ora parliamo della vicenda Ryanair. La regione ha presentato le iniziative volte al salvataggio dell'aeroporto d'Abruzzo dopo la notizia dell'interruzione di molti collegamenti dallo scalo di Pescara a partire dal mese di ottobre. E oggi il consigliere regionale delegato Camillo D'Alessandro ha annunciato l'istituzione di una legge regionale di finanziamento pluriennale della società di gestione Saga. Se il caso Ryanair a Pescara ora ruota attorno alla possibilità di destinare una somma superiore ai 2 milioni e mezzo di euro da parte della Regione, cifra insufficiente per mantenere i collegamenti che erano valsi quasi 600.000 utenti in Abruzzo, oggi la proposta della Regione si concentra proprio su quelle norme da interpretare e applicare. E così, dopo riunioni e consigli di amministrazione, il consigliere delegato ai trasporti D'Alessandro presenta i tre punti sui quali la Regione ha deciso di concentrare la propria strategia di salvataggio. Innanzitutto una legge regionale pluriennale che presenteremo in uno dei prossimi consigli, che consente un finanziamento stabile all'aeroporto e non a singhiozzo. La seconda legge, la ricapitalizzazione della Saga, conferendo beni immobili, che consente di raggiungere un obiettivo che ENAC chiede all'aeroporto per poter operare. La terza iniziativa, che è a carattere più politico-istituzionale, riguarda il lavoro che stiamo facendo in regione e in Europa, nonostante ci siano chi di cognome fa aiuto ma non aiuta la Regione Abruzzo per superare anche dei vincoli imposti dal legislatore europeo e dalla giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, cioè non si può più finanziare come prima. Trattative in corso, come annunciato dal capo di Ryanair, la volontà è di trovare una soluzione che metta tutti d'accordo e questa soluzione richiede denaro e soprattutto poco tempo, la scadenza è a ottobre. Ma non hanno dato una scadenza fissa, però noi subito dobbiamo rispondere con questi atti e dimostrare loro che c'è la disponibilità per altri operatori privati che vogliono accompagnare l'intervento della Regione. Dopodiché c'è un piano industriale che va avanti e che noi stiamo finanziando nella legittimità, perché ricordo che noi due volte siamo intervenuti finanziariamente su Saga, tutte e due le volte non abbiamo avuto Corte Costituzionale che le hanno dichiarate illegittime, quindi perfettamente nella norma. Così vogliamo continuare a fare, sapendo che ci sono questi vincoli insuperabili.
Il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, ha convocato per mercoledì 10 febbraio l'emiciclo la conferenza dei capigruppo per stabilire la data in cui si svolgerà la seduta straordinaria del Consiglio regionale, appunto sulla vicenda Ryanair, sulla quale sono intervenuti oggi anche i consiglieri regionali delle opposizioni del centrodestra che chiedono iniziative volte al salvataggio dei collegamenti dallo scalo di Pescara. Tra le proposte presentate è quella di un intervento economico congiunto da parte di privati. Vediamo. Il centrodestra vuole chiarire subito un punto sulla questione aeroporto d'Abruzzo. La volontà non è quella di criticare, ma di adoperarsi per trovare soluzioni che evitino la dipartita del colosso Ryanair per le inevitabili e dannose ricadute su tutto il tessuto economico. Prova ne sono i dati di un'indagine pubblicata dall'Università d'Annunzio nel 2012. Emerge un dato di, adesso vado con un riordo spannometrico, di circa 700.000 euro a settimana di indotto, mi sembra, direttamente collegato all'aeroporto. Ora l'aeroporto e le tratte, bisogna ragionare sul discorso dell'incoming, dell'incoming turistico, dell'incoming commerciale, ma anche del valore in sé che ha l'infrastruttura, anche come impatto sul territorio e ricadute sul territorio e posti di lavoro. Per dire che ogni volta tutti quegli sforzi che abbiamo fatto, anche da un punto di vista finanziario, 4-5 milioni di euro all'anno, erano degli investimenti straordinari, non dei costi, degli investimenti straordinari che chiaramente pesano da un punto di vista di bilancio, ma che danno ritorni territoriali incredibili, e questa è la logica sulla quale bisogna continuare a lavorare. L'intervento dei privati, questo è il focus secondo il centrodestra, che spiega come già nel corso della giunta Chiodi fossero stati necessari numerosi incontri con il capo Ryanair, Michael O'Leary, per giungere poi ad un accordo che rendesse l'Abruzzo uno scalo capace di toccare rotte europee e internazionali, come nel caso del Canada. Lo sforzo economico dovrà fare il sistema Regione Abruzzo in tutte le componenti istituzionali, economico-sociali, perché altrimenti la prospettiva futura non c'è. Nel medio periodo, nel breve medio periodo, è impensabile poter mantenere un aeroporto senza le rotte Ryanair, pensando di sostituirle con altri vettori, perché è un processo lungo, costoso, senza certezze alcune, e quindi stiamo parlando di un vettore talvolta anche, come dire, ostico nella trattativa, io ne so qualcosa, ma di un vettore che ha una dimensione internazionale che assicura i numeri. Oggi l'aeroporto di Pescara ha bisogno di questi numeri per continuare a esistere nella sua dimensione infrastrutturale, per avere una prospettiva di sviluppo. A Lanciano la TUA ha dato il via ai lavori di adeguamento della stazione di Fossa Cesi a Torino di Sangro per potenziare i collegamenti ferroviari con lo stabilimento Sevel di Atessa. Lo snodo ferroviario sarà importante anche per aprire la strada a nuovi servizi per il trasporto passeggeri. Vediamo. Con la consegna dei lavori per l'ammodernamento della stazione di Fossa Cesia si consente alla stazione di Fossa Cesia di rispettare gli standard europei e quindi di entrare a pieno titolo nella rete infrastrutturale ferroviaria dell'Europa. Questo significa creare le premesse per rafforzare l'offerta, potenziare l'offerta del trasporto merci su ferro e quindi collegare il cuore produttivo dell'Abruzzo al cuore produttivo dell'Europa. Subito dopo la realizzazione di questi lavori, e anzi parallelamente con la realizzazione di questi lavori, si avvierà il potenziamento della piastra logistica di Saletti e in prospettiva, anche una prospettiva immediata, si creeranno le condizioni per poter offrire anche un trasporto passeggeri alle migliaia di lavoratori che ogni giorno si recano in Val di Sangro. Se osserviamo quest'opera all'interno del quadro più ampio delle opere di infrastrutturazione della Regione Abruzzo, a iniziare dal potenziamento del raccordo ferroviario con il porto di Ortona, oltre che con i lavori del porto di Ortona, all'infrastrutturazione ferroviaria con il porto di Vasto, direi che emerge un quadro significativo su una ridefinizione dell'intera infrastruttura regionale che sarà di grande propulsione per lo sviluppo economico dell'intera regione.
Purtroppo anche per il 2016 registriamo un aumento dei pedaggi da parte del concessionario delle autostrade A24 e A25, aumenti maggiori dell'inflazione pari al più 3,4%. Più in generale, negli ultimi 7 anni ci sono stati aumenti sostanziali dei pedaggi per un totale del 42,88%. E quanto affermano le associazioni di categoria Confartigianato Trasporti, FIAP, Assotir, FAI, FITA CNA ed SNA Casa Artigiani, che lanciano una singolare forma di protesta. Invitiamo gli autotrasportatori abruzzesi a saltare il primo casello e ad entrare al successivo, così le minori entrate spingerebbero il concessionario a sedersi attorno ad un tavolo e a ragionare per raggiungere una intesa. Predisporre un piano per la stagione balneare che si avvicina e programmare azioni di prevenzione per tutelare la qualità del mare e dei fiumi. Di questo si è parlato quest'oggi a Pescara, nella sede della CNA. Mancano 4 mesi all'avvio della stagione balneare, un countdown che preoccupa gli operatori del turismo che, dopo il caso del mare inquinato della scorsa estate, si trovano punto e a capo a causa dei valori di inquinamento che anche oggi registrano limiti elevati di batteri a causa degli scarichi abusivi accertati dal comune. La questione ora diventa regionale, proprio CNA Pescara incontra Regione e Comune per preparare un piano di contenimento e controllo al fine di non rischiare la stagione alle porte. Controllo sugli scarichi abusivi, la prevenzione è la prima cosa, il potenziamento dei depuratori e delle norme che siano subito attuate. Oggi ci aspettiamo veramente delle risposte concrete e quindi una politica immediata del fare. È un tema che deve entrare nella centralità dell'agenda politica della regione. Ci troviamo a febbraio, i dati di gennaio sono negativi, non vogliamo ritrovarci in una situazione tragica come quella dell'anno turistico estivo passato, e sicuramente questa cosa, se non viene risolta adesso, ci potrebbero essere veramente delle disdette, un'immagine negativa che riverbera sull'intero Abruzzo. E sappiamo bene anche la paura in questi giorni, come è successo 2 anni fa, come l'anno scorso, di persone che chiedono continuamente qual è la situazione, ma non solo locali, anche turisti che cominciano a informarsi, a chiedere, perché le notizie sul web viaggiano velocemente. Si dovrà lavorare da un lato sugli impianti da realizzare per prevenire il problema inquinamento, si parla di depuratori, e dall'altro anche lavorare per migliorare e riportare in auge l'immagine di una Pescara che è stata al centro di polemiche corse anche sulla rete, quindi fuori dalla nostra regione. Questo è un aspetto di notevole importanza e sul quale bisogna rispondere con una campagna di verità. La campagna di verità si può fare nel momento in cui c'è la politica del fare e quindi ci sono risultati in base a degli interventi reali che cambino immediatamente il verso delle cose. E ora andiamo all'Aquila. Solo da poche settimane sono iniziate le operazioni di ricostruzione della scuola De Amicis, proprio mentre sull'edificio i puntellamenti stanno dando dei segnali di cedimento. L'usura del tempo e la scarsa manutenzione nel corso degli anni iniziano a farsi sentire su uno dei simboli dei ritardi nella ricostruzione post-sisma. Ingabbiata tra migliaia di tubi nei giorni successivi al 6 aprile 2009, la scuola elementare De Amicis ha iniziato il percorso per la ricostruzione solo da qualche settimana. Giusto in tempo per tamponare quella che rappresenta una piccola grande emergenza. I puntellamenti hanno iniziato a staccarsi dalla facciata, proprio nell'angolo che confina con la Basilica di San Bernardino. Un distacco a cui si è cercato di mettere riparo in alcuni casi, posizionando delle palanche in legno, ma alcuni sono rimasti pericolosamente staccati dalla parete. Una situazione a cui i tecnici operai dovranno porre rimedio in tempi rapidissimi, perché i puntellamenti, nonostante il 1.800.000 euro speso dopo il terremoto, stanno cedendo. Firmata questa mattina a Teramo la transazione fra la ASL e la piccola opera Caritas di Giulianova per porre termine al contenzioso esistente. La transazione riconosce da parte dell'ASL di Teramo alla piccola opera Caritas una somma pari a 2 milioni di euro, circa la metà di quanto richiesto. Soddisfatto per il buon esito della vicenda sia il manager Fagnano che il presidente della regione e commissario ad acta per la sanità, Luciano D'Alfonso. Noi siamo davanti ad un giacimento di servizi sociali destinati alla persona, la piccola opera Caritas, che ha
tradizione di ottimo lavoro, una bella organizzazione di competenza, una resistenza invidiabile che a volte sfugge anche alle organizzazioni pubblicissime. In ragione di questo abbiamo letto in maniera approfondita tutti i documenti, la consistenza anche di possibile contenzioso e di contenzioso in essere, e abbiamo trovato un'intesa che fa soddisfatta la piccola opera Caritas e fa destinataria di convenienza la ASL di Teramo. Cessa la materia del contendere poiché riconosciamo il lavoro di qualità che è stato fatto e determiniamo anche convenienza a favore della Regione e della ASL. Restiamo a Teramo perché questa mattina è stato presentato in comune il progetto di rifunzionalizzazione del Castello della Monica tramite un finanziamento di 2,1 milioni di euro concesso dalla Regione con i PAR 2007-2013. Ascoltiamo a tal proposito il sindaco Maurizio Brucchi. Dal momento in cui c'è stata data conferma del finanziamento noi abbiamo davvero corso e io ringrazio gli uffici perché davvero hanno fatto l'impossibile, che abbiamo chiuso tutti i PISO entro il 31-12, compreso il Castello della Monica. Abbiamo l'impresa aggiudicataria, che è l'impresa Fracassa, che è un'impresa valida, solida, e questo è anche importante. Questo devo dire che insomma su questo finanziamento hanno, come dire, collaborato un po' tutti, perché io mi ricordo che fu Venturoni la prima volta a iscriverlo nella, diciamo così, fra i progetti del nostro territorio. C'è stato anche un emendamento da parte dell'opposizione, Chiodi, Di Dalmazio, Di Ignazio e Gatti, e poi insomma il finanziamento, 2 milioni e 100. Il Ministero adesso ha aggiunto 600 mila euro quest'anno nella finanziaria. È chiaro che queste 600 mila però sono state destinate alla sovrintendenza. Ora questo spero che non sia un problema e me lo auguro, insomma, nel senso che se si troverà una collaborazione, come credo che si debba trovare, con questi 600 mila euro noi abbiamo la possibilità di chiudere, come dire, il lavoro sul Castello della Monica. Perché noi come priorità avevamo messo il Teatro Romano, però poi sono arrivati questi Castello della Monica, siamo contenti, anche se io aspetto ancora che il Ministro venga a Teramo a portarci la notizia del 1,5 milioni di euro che serve per il Teatro Romano, che è un progetto che noi non abbandoniamo. Adesso ci sono gli aspetti tecnici, quelli formali, i documenti, i vari aspetti formali, però diciamo che l'impresa è pronta, noi siamo pronti, quindi i lavori partiranno a breve per un recupero importante, anche perché si conclude un discorso antico, nato con Chiodi e con Di Dalmazio assessore, Cult, con il recupero del Castello della Monica, noi chiediamo quel percorso urbanistico, culturale, architettonico all'interno della città. E ora apriamo la pagina sportiva e parliamo di Serie B e di Pescara. Ieri il bomber Gianluca Lapadula ha incontrato il commissario tecnico della nazionale peruviana Gareca, che lo vorrebbe appunto con la selezione sudamericana sin dalle prossime partite, ma il centravanti e capocannoniere della Serie B prende tempo. Intanto il Pescara ha ripreso i lavori, ha ripreso gli allenamenti in vista dell'anticipo di venerdì sera alle 20:30 l'Adriatico Cornacchia contro il Vicenza. Saranno certamente assenti i vari Caprari, Verre e Mandragora, che saranno squalificati dal giudice sportivo. Caprari è stato espulso a Salerno, mentre Verre e Mandragora, diffidati, sono stati ammoniti. Sicuramente assente anche Campagnaro. Da valutare le condizioni di Crescenzi, che è ancora fermo dopo la distorsione alla caviglia, sta svolgendo ancora lavoro differenziato, ma anche di Coda, che ha debuttato nella parte finale della gara di Salerno. Insomma, Pescara che potrebbe essere in emergenza per questa partita. Intanto, proprio tornando alla gara di Salerno, il portiere Fiorillo non nasconde un briciolo di amarezza per questa ottava vittoria di fila che è sfumata nel finale. Un rigore parato nel secondo tempo, ma non è bastato per portare a casa i tre punti. Peccato che non è bastato per la vittoria. No, non è bastato, c'è un po' di rammarico perché potevamo forse approcciare meglio la gara. Sapevamo che trovavamo un ambiente difficile, una squadra che veniva da un cambio di allenatore in settimana e niente, ci dispiace, però abbiamo comunque rubato un punto. E niente. Rubato? No, rubato nel senso portato a casa un punto, e adesso noi dobbiamo solo guardare noi stessi e vincere più partite possibili da qui alla fine. Ma neanche noi siamo soddisfatti perché sappiamo le nostre qualità e potevamo portare a casa i tre punti, però è inutile adesso
continuare, guarderemo le cose che non sono andate bene, sappiamo che adesso abbiamo altre finali, stiamo attraversando un bel momento, non è questo pareggio che ci fa perdere di vista l'obiettivo. Oggi non c'era Campagnaro in campo e Pescara ha subito 2 gol e non ha vinto, è un caso questo? Ma non credo, nel senso ogni volta mi viene fatta questa domanda, ovviamente Ugo Campagnaro parla la sua carriera, è un giocatore che fino a poco tempo fa giocava in una delle squadre più forti del mondo, ma sono altrettanto bravi i ragazzi che giocano al suo posto. Lui ci dà una mano con l'esperienza, ma penso che oggi abbiamo tutti quanti approcciato magari un po' meno bene del solito alla gara. Anche la Virtus Lanciano è tornata a lavorare al campo Memmo, non si sono allenati l'attaccante Marilungo, per lui una sindrome influenzale, è un altro attaccante, il ben più giovane King Yudo, per lui disturbi intestinali. Salviato invece ha svolto lavoro di riatletizzazione e poi oggi una novità nello staff del neotecnico Primo Maragliulo, perché è entrato a far parte come collaboratore Roberto Rizzo. Domani doppia seduta per la Virtus Lanciano, poi ci sarà anche la presentazione dei nuovi arrivati, gli arrivati negli ultimi giorni di mercato. Ricordo anche che questa sera ci sarà il match tra Trapani e Como che chiuderà la 25ª giornata di Serie B. Ed ora parliamo di Lega Pro e lo facciamo attraverso le parole di Mirko Petrella, l'attaccante del Teramo che è andato in gol nella gara di sabato scorso a Savona, un gol che però non è valso i 3 punti ma soltanto un punto, perché poi il Savona ha saputo rimontare, la partita è finita 1-1. Petrella ha spiegato anche un po' le emozioni di tornare sul campo dove ci fu la festa del 2 maggio, ma soprattutto ha parlato di quella che è la sua stagione e di quelle che sono anche le sue prospettive. All'inizio un bel mago nello stomaco, dopo piano piano ci siamo sciolti e poi è arrivata la partita e quando comincia la partita non pensi più a niente, pensi solo a fare bene. Chiaramente la classifica la vediamo spesso, anche perché abbiamo passato un periodo difficile. E i punti, se ce li ridanno, questo non lo so, e a noi fa solo piacere. Però comunque adesso la classifica è diversa, adesso la classifica dice che siamo a 5 punti sopra i play-out ed è quella la cosa più importante adesso come adesso. Sicuramente la forma fisica è una gran parte della buona riuscita di questa stagione, perché ho avuto tanti problemi che non mi hanno mai fatto entrare in condizione come volevo e che hanno frenato un pochino la mia crescita. Adesso comunque è un bel po' di tempo che non mi fermo per un lungo periodo e di conseguenza questo si vede in campo. Per il resto anche il minutaggio mi ha dato una mano, perché quando giochi poco è difficile comunque trovare continuità e fare bene. Quest'anno sto giocando di più e sto trovando proprio questa continuità e anche gol che fanno sempre piacere. Sinceramente non avendola mai fatta, quindi non so proprio di cosa si parla. È chiaro che per un ragazzo di 22 anni è sempre un'opzione importante quella di salire di categoria, quella di crescere il prima possibile. Io ci ho messo un pochino di più anche perché ho avuto tanti problemi, però quest'anno sto trovando continuità, i gol e sto anche facendo buone prestazioni, quindi spero di arrivare in categorie superiori il prima possibile, se avrò la possibilità. Teramo che aspetta il giudizio della Corte federale d'appello per mercoledì, potrebbero essere restituiti alcuni almeno dei 6 punti di penalizzazioni inflitti lo scorso mese di agosto. Poi giovedì il Teramo giocherà la gara di Coppa Italia, quarti di finale in partita secca allo stadio Artemio Franchi di Siena contro la Robur. Il direttore di gara sarà Mancini della sezione di Fermo e poi per la 28ª
per la 24esima giornata del campionato di Lega Pro Girone B, la gara tra Teramo e Maceratese è stata fissata per domenica 28 febbraio alle ore 17:30. Dunque un'altra partita nel tardo pomeriggio di domenica, un'altra partita casalinga nel tardo pomeriggio di domenica per il Teramo. E ora scendiamo in Serie D e parliamo con il prossimo servizio del pareggio del Chieti a Castelfidardo per 1-1 nella partita che segnava il debutto sulla panchina neroverde del neotecnico Umberto Marino. Inizia con un pareggio l'avventura di Umberto Marino sulla panchina del Chieti. Al Galileo Mancini i suoi ragazzi sfiorano anche la vittoria nonostante l'inferiorità numerica per oltre un tempo, mancando proprio allo scadere una super occasione con Mariani. Alla fine la divisione della posta è forse il risultato più giusto dopo una gara che ha comunque messo in vetrina un Chieti volitivo e generoso. Si comincia sul filo dell'equilibrio con le due formazioni a fronteggiarsi soprattutto nella zona di centrocampo. Nel Chieti di Marino la prima sulla panchina neroverde non ci sono gli squalificati del Grosso e Zanetti e l'infortunato Vitale. Nel Castelfidardo al centro dell'attacco c'è invece l'ex pescarese Massimo Ganci, reduce dalla doppietta di Avezzano e pronto a lasciare ancora il segno. L'avvio di gara è equilibrato con le due squadre a fronteggiarsi a centrocampo in un fazzoletto di campo. L'importanza della posta in palio va ad influire sullo spettacolo che lascia davvero a desiderare, visto che fino ad oltre la mezz'ora non accade praticamente nulla con i due portieri Chiodini e Dideo praticamente inoperosi. Al 37esimo c'è un tiro centrale di Dos Santos dai 25 metri che chiama Chiodini ad una parata senza grossi affanni. Al 38esimo Dedeo non si capisce con i compagni di squadra e tocca il pallone con la mano fuori aria. Per il direttore di gara c'è il cartellino rosso dopo il consulto con il suo assistente. Marino richiama così in panchina Sebastianelli, mandando in campo il secondo portiere Romaniello. Chieti in 10 per tutto il secondo tempo con Ganci che poi su punizione mette a lato, imitato al 44esimo da Fiore che lambisce il palo, sempre su calcio da fermo. Nella ripresa si ricomincia con un'opportunità che al terzo capita sui piedi di Speranza che dal limite alza sopra la traversa. La gara sembra vivacizzarsi, infatti al 12esimo Fiore viene atterrato in area da Castellana con un fallo che appare piuttosto evidente e rigore che Barone trasforma dagli 11 metri per l'1-0 mettendo il pallone nell'angolino dove Chiodini non può arrivare. Il Castelfidardo cerca di reagire al 21esimo e il neoentrato Minella a chiamare Romaniello al salvataggio in calcio d'angolo. Nonostante l'inferiorità numerica i ragazzi di Marino non danno l'impressione di soffrire eccessivamente, ma in agguato c'è l'ex pescarese Massimo Ganci che sul perfetto cross di Belelli di testa beffa Romaniello al 31esimo per il gol dell'1-1. Il finale potrebbe regalare ai teatini la vittoria, ma al 49esimo Mariani, servito da Dos Santos, tutto solo in area marchigiana, alza incredibilmente sopra la traversa, mettendosi poi le mani fra i capelli per un'occasione davvero ghiotta gettata alle ortiche. Stesso risultato, pareggio per 1-1 per il Giulianova. Ieri è finita così al Fadini contro la Folgore Veregra. Per la squadra di Michele Gelsi è una opportunità persa. Uno dei migliori Giulianova della stagione non riesce a portarsi via una vittoria contro la Folgore Veregra, che specie per quello fatto vedere nella prima frazione avrebbe meritato. La squadra di Gelsi e Pisano la gara contro i marchigiani la gioca bene, riscattando la brutta prestazione di Scoppito di domenica scorsa. Eppure il punto a testa che viene fuori dal Fadini ai giallorossi purtroppo serve a poco. E dire che l'inizio è promettente, il Giulianova prova a fare la partita, anche se lo schema da piazzato di Giampaolo e Pellecchi al 12esimo sortisce effetti molto diversi rispetto a quando, tre minuti dopo, il numero 10, a proposito, prestazione maiuscola per lui, pennella da piazzato in area di rigore. Sbaraglia, prende il tempo alla difesa marchigiana e di testa trafigge Marani, incolpevole sull'incornata del centrale difensivo che porta avanti i suoi. La reazione veregrenza è timida, l'ex albense Padovani gira il destro fiacco verso Proietti, i parroni di casa giocano meglio e si vede, ma la stoccata del 2-0 non arriva, nemmeno quando Marini crossa al 26esimo da sinistra e Rufo non riesce incredibilmente a girare in porta il pallone che avrebbe messo una seria ipoteca sulla gara in favore del Giulianova. Gian
Paolo gioca una gara da incorniciare. Al 31esimo la sua sventola dà solo l'impressione del gol, con Marani che prega perché il pallone non c'entri la sua porta. La ripresa si apre col botto, nemmeno un minuto e già Leonardo stende Pellecchia in ripartenza. Per Ruggeri non ci sono dubbi, rosso diretto e folgore in 10 uomini. Ma il Giulianova non ne approfitta e al 55esimo Marini, ammonito 4 minuti prima, per il fischietto romano trattiene Mandorlini in area. Rigore e per il difensore secondo giallo e doccia anticipata. Dal dischetto Pedalino non sbaglia, ma eccede nell'esultanza, andando sotto il settore dei tifosi giugliesi, che non la prendono affatto bene. Ci scappa quasi la rissa in campo, sedata a fatica dall'arbitro. Da questo momento in poi più folgore che Giulianova, ma non in minuto 67 scaglia una sassata verso Proietti, che si stampa sulla traversa. Gelsi getta nella mischia Marzucco, Silvestri e Mastrilli, ma nei palloni di casa l'ultimo ad arrendersi è Giampaolo. Il numero 10 fa venire il mal di testa a Gentile, gli scappa via, entra in area e scarica verso Marzucco una conclusione che il portiere marchigiano disinnesca coi piedi. Ancora proteste giallorosse all'86esimo, quando Gentile, anche lui già ammonito, trattiene al limite dell'area di rigore Pellecchia. Sarebbe fallo da ultimo uomo, ma per Ruggeri è tutto regolare. L'ultimo sussulto lo regala ancora Giampaolo a tempo scaduto, ma non scardina un 1-1 che a conti fatti, se alla folgore può stare anche bene, al Giulianova decisamente meno, perché la posizione in classifica rimane la stessa. Anche l'Agnonese pareggia, ma per provare la grande impresa servirebbe un deciso cambio di marcia. Finisce qui il TG6 che torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.